È arrivato il turno di Aleppo. Il governo del presidente Bashar al-Assad ha lanciato l'operazione Tempesta del Nord e sta massando truppe attorno alla seconda città della Siria per dare battaglia ai ribelli e rompere la situazione di stallo militare che dura da luglio 2012. Da quasi un anno Aleppo è spezzata a metà dal fronte dei combattimenti e nessuna delle due parti riesce ad avanzare. Questa volta però il governo può contare sull'aiuto di soldati stranieri, come ci dicono i ribelli. Contro di noi ci sono i libanesi del gruppo sciita Hezbollah, ci sono gli istruttori militari mandati dal governo iraniano che è alleato di Bashar al-Assad e ci sono i volontari che arrivano dall'Iraq perché sono seguaci del leader sciita Muqtada al-Sadr. Le nazioni arabe dovrebbero guardare cosa è appena successo a Qusair. La città è caduta perché eravamo costretti a fronteggiare i mezzi corazzati e l'aviazione e ci mancavano le munizioni. Ci hanno bombardato come se fossimo Israele, ma hanno colpito donne e bambini e hanno raso al suolo una città. Questo è un dipinto murale dei ribelli nel centro della Siria e illustra l'attacco del gruppo sciita libanese Hezbollah contro Qusair. Hezbollah attacca Qusair e ne esce dentro le bare. In realtà da Qusair, dopo 3 settimane di battaglia violenta, i ribelli sono dovuti fuggire abbandonando metà dei feriti nelle mani dei nemici. 4 mesi fa erano sul punto di cingere d'assedio la capitale Damasco, ora sono invece sulla difensiva e si devono guardare dall'avanzata dei soldati del governo e dei loro alleati stranieri. Il ministro degli esteri israeliano Yuval Steinitz, attento osservatore dell'area, ha appena detto fuori dai denti che Assad potrebbe vincere questa guerra civile lunga 2 anni. Damasco usa anche nuove tattiche più adatte a combattere l'insurrezione. I soldati di Assad sono arrivati di notte, ci raccontano i ribelli. Erano travestiti da guerriglieri. Alcuni avevano anche sulla fronte la banda nera del Jihad. Credevamo fossero amici, ci hanno sparato addosso, sono morti molti dei nostri. Prima non usavano questi stratagemmi sul campo. Mentre le diplomazie occidentali sono paralizzate dalla tesi infruttuosa della seconda conferenza di pace di Ginevra, ad Aleppo si combatte la battaglia che può decidere il destino della rivoluzione siriana contro Assad.